Tutti ragazzi, Warfront in questo nuovo live e oggi torniamo con la solita delle armi. Caricati l'armi. Qua non si sente l'audio. Sì. Comunque ragazzi, per chi non lo sapesse, ultimamente diciamo che sto avendo molti problemi di connessione. Poi non so alla fine chi ha più campo, io o lui. Vai, fuori, 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 fuori. Carità. Ma cosa che essere schifoso? Comunque, ragazzi, l'armi in questione, non so come abbia fatto uccidere, fa niente. Comunque, oggi parliamo di una classe Xalame. Adesso, sicuramente una definizione del genere mi fa venire, perché praticamente è definita al produttore delle armi, perché la gente quando mi rianima non controlla quello che c'è dietro, con la replica con 74M, per chi non lo sapesse fa schifo, quindi non usatelo. Poi che senso ha indovinare mettere 5 secondi, vabbè, rianima. Comunque, gli armi che mettiamo sono tutte e due armi prodotte dalla polivalente ditta Beretta S.p.A., ovvero per chi non sapesse società per armi, almeno secondo Jacopo Minniti. In questo senso è R160 e l'M9A1 oppure L92FS, insomma viene chiamata in 40 miliardi di modi. Comunque penso che abbiate capito qual è. Facciamo razzisti colori di nuovo di mano. Famas o Famale, ragazzi, come io lo mai chiamo. Comunque, le armi in questione, che adesso non ce la faccio più a fare un discorso sensato, vabbè. Questione è, come detto, la R160. Cosa dire della R160? Sti qua sto facendo tutto le C4, vabbè. La R140 è un'arma tutto sommato standard, perché l'hanno comunque modello del danno standard 25-18. Caricatore standard, no camping, però questo fa camping ad 23. Poi anche il rateo di fuoco è meno, cioè un 300, essere stupido, ce l'avevi dietro! Che cosa mi rianimi? Che poi quello lì l'avevo ucciso, c'era morto, vabbè. Oh, ma tu lo smetti di camperare? Non ho dato per sapere. Ok, facciamo un po' di questo qua. Quindi arma vuol dire standard, e proprio questo fatto di essere standard è la forza di quest'arma. Infatti, sono sti qua che criticano di tempo che mi ha passato. Infatti, cioè, proprio questa standardizzazione, se così si può dire, è il punto di forza, in quanto è un'arma, vabbè, lasciate stare lo scalata, anche lui è un pochettino più, un'arma che avviene sia a corta, media e lunga distanza. Poi comunque, come potete vedere, adesso vi farò scorrere le statistiche prese da rubate da Simpic, e poi comunque vi metterò anche il link delle statistiche sia per quanto riguarda l'M9 sia per quanto riguarda il Naerri, così potete vedere da voi stessi e capire che non dico cavolate, che potrebbe anche essere vero, visto che io sono il primo di dire che posso sbagliare. Tutto a giocare e saliamo qua, direi. Poi comunque M9, cosa dire? Beh, diciamo che per molti è considerata una pistola abbastanza forte, cioè a me personalmente fa schifo, cioè ve lo dico così, cioè l'M9 non è che mi piace tantissimo, come penso avevo detto forse nell'high del live, se poi più commentary causa vari problemi tecnici. Preferisco il calibro 45, quindi M911 e Compact calibro 45. Poi è una cosa che riguarda i gusti, comunque il danno è che se lo ricordo, ma ragazzi, no ragazzi, vabbè, per quanto riguarda l'M9 c'è proprio, vabbè, siamo tutti un po' nabbi, questo serve, cioè io sono il primo, poi vengono tutti gli altri. Comunque,
Sì, anche se la gente si decidesse a morire, forse, forse, ragazzi, no, cioè, non sto chiedendo niente di particolare, però la gente dovrebbe morire. E poi sul fatto che comunque tu stia andando in fire, quindi la precisione fa schifo, ok, va bene tutto, però deve ammazzare qualcuno. M9, cioè, diciamo che per molti è considerato abbastanza forte, visto che comunque ha un buon caricatore, perché sono 15 colpi. Che diciamo si può dire la seconda arma con più colpi, perché per quanto riguarda le semiautomatiche, perché qua c'è la 18 e la 93 raffica, ma diciamo che non è che fanno. Vabbè ragazzi, la gente qua non va giù ormai, cosa volete? Se c'è la K12 che fa un pochettino più stabile. Ti guardo, poi più con piacere quello lì. Comunque, cosa mettergli come accessori? Beh, per quanto riguarda la R, io direi, vabbè, un Reflex, che sia russo, americano, comunque un mirino non perde. Adesso intanto lo uso anch'io con l'olografico. Cioè, penso che sia il migliore quanto l'olografico. Direi un laser, io qua ho messo il verde perché l'ho sporcato per farlo figo. Però diciamo che anche se mettete il rosso, combo raggio, combo laser luce, va bene lo stesso. Poi direi la torcia, io non la metto mai perché è inutile, cioè serve soltanto da fastidio alla gente. Sì, che è proprio che rientri sfigati proprio di tutti. Poi vabbè, naturalmente i miei compagni quando mi hanno dato una mano, quindi direi sì. Poi per quanto riguarda la canna, ragazzi, è quello che vi lascia più libertà, perché se sapete controllare il culo, andate per una canna pesante che comunque diminuisce lo spread. Se non sapete controllare come me, perché mi fa schifo controllare il culo, io vado di freno di bocca. Oppure, se non volete avere dei manus, dei bonus, lasciate canna standard o tromboncino e andate comunque in giro, che comunque è abbastanza buona. Per quanto riguarda l'M9, vabbè, mirino mettete anche lì quello che volete, perché comunque non essendoci tipo cavolate come l'ACOG e tutto, sto qua 12% che mi ha fatto non morire, diciamo che non ci dovrebbero essere problemi. Io comunque personalmente vi consiglierei, cioè vabbè, mirino quel piace, mettete laser visto che la torcia è praticamente inutile. Boh, io ho riparato poi i proiettili come al solito attraverso la pietra, ma vabbè. Vabbè, mettete un laser, perché comunque la pistola, la cosa più utile sarebbe andare per hip fire, quindi non mirare. E poi vi consiglio, ragazzi, di non metterci freno di bocca compensatore, cavolate del genere. Io non so come facciano a prendermi, ma fa niente, ragazzi, ci rinuncio, sto qua, boh. Sarà, quanto ne sia, 9.10, sarà buggato, non so cosa dirvi. Buono, andate. Non è animo, perché per me, tanto ci sono così tanti nemici, sto buco. Sì, è quel tizio che va a fare l'aggressivo lì, vabbè. Quindi ho considerato il tromboncino, perché sennò vi allargo un sacco lo spread e non li prendete più. Cioè, adesso a me capitava ogni tanto di non riuscire a prendere proprio per quel motivo lì. Quindi direi, non mettete lì niente del genere. Cos'altro dire, ragazzi? Però ormai sai che tra poco finire sono stati in la partita, quindi niente, perché comunque vi ho descritto più o meno come va le armi, vi ho detto anche che sono armi italiane. Direi comunque, cioè comunque noi italiani non è che siamo tanto male per quel che riguarda le armi, cioè basta vedere per esempio il fucile a pompa, che seppur io odio. Beh, dai, direi che comunque come live, ragazzi, sia andato abbastanza bene, se escludiamo qualche mia cavolata di batte, figa, cose di, insomma, le classiche cose. Quindi ragazzi, dai, che chiudiamo qui, lasciate un like, commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.